Questo presidente Jackson è di Antonio, della Puglia, provincia di Bari. Mi scrive qui, l'ho comprato usato, se potesse dargli un'occhiata, generale. Oltre a questo, se è possibile, vorrei aumento potenza, la scheda eco e controllare se è in frequenza. Cordiale saluto, Antonio. Allora io l'ho acceso, sembra che funziona la radio. Poi se è in frequenza non lo so. Per quanto riguarda i canali normali, più o meno siamo lì, è spostato di poco. Per quanto riguarda la banda laterale, poi quando faccio l'allineamento vediamo un po' di che si tratta. Ho provato con la modulazione, è un po' scarso, anche se il volume è alzato, lì dunque siamo in AM, sì. Questa è la portante. Ola! Ola! E quella è la modulazione. Sono i picchi. In banda, vediamo un po' che succede in banda laterale. Tocca ai 20 watt in banda. Questo microfono è pure difettoso, non è suo. E poi me ne ha mandato un altro, questo qua non mi ha scritto niente. Non so se devo adattarlo qui, ma vediamo poi casomai ci sentiamo. Adesso lo apro e vediamo. Questo è il suo interno e non sembra messo male. Quindi adesso prima di tutto faccio l'allineamento per vedere se è in frequenza, sulle bande laterali più che altro. Poi decido se mettere la scheda eco oppure no. Perché se non lo centriamo prima che ce la metto a fare la scheda. Era quasi perfetto su tutte le bande, cioè in AM, USB e LSB. Pochissimo spostato, ma si poteva pure lasciare così. Adesso controllo il bias sui finali, che mi sembra strano che non la modulazione è così bassa quando vado in AM. Il bias era lì in contrario, qui doveva essere 25 ed era 50. Qui che deve essere 50 era 25, evidentemente avevano invertito forse per distrazione. Adesso l'ho sistemato comunque. È proprio disastrato questo microfono, cercavo quello dove passa l'audio che è spezzato qualche parte. Ho cambiato ho rifatto la saldatura, ma non va. Mo magari metto lo spinotto a questo qua, vediamo un po'. A volte va, a volte no. Dopo una giornata che lavoro con gli altri computer e gli altri apparati, ma ci mancava questo. Allora io prima l'avevo guardato dalla parte di sopra la radio e sembrava proprio messo bene, però guardando bene adesso qua, guardando meglio, c'è tutto questo pezzo di circuito spaccato, è stato tutto ricostruito, però non dovrebbe, come dire, pregiudicare il funzionamento, ecco, per quanto riguarda questa zona qua. Anche questo precedente è stato completato. Allora ho fatto l'allineamento. Non era molto spostato di frequenza. Ho sistemato il bias lì, era poco diverso dai parametri che dovrebbero essere. Non ricordo se già l'ho detto quando l'ho fatto oppure no. Comunque, l'ho sistemato. Quindi ho messo la scheda eco qua. E si inserisce dal tasto modulazione. Quando vogliamo l'eco schiacciamo, quando non lo vogliamo lo lasciamo fuori. E si regola da mica che. Naturalmente anche qui su questo apparato l'escursione del potenziometro è ristretta, è ridotta. Il valore è 1 kΩ, quindi non possiamo pretendere di sentire l'eco come lo sentiamo se usiamo un potenziometro da 50, 10, 20 o 50 kΩ. Adesso lo chiudo, faccio un po' di pulizia qui sul banco e lo proviamo. Mettere in ordine per modo di dire, con il sottopiatto.
Mia moglie dice tu pulisci dove vedi mia suocera. Infatti, la tolgo di qua dove la metto, il laboratorio questo qua è. Qualche giorno mi cadono sulla testa tutta questa roba che c'è qua dentro. Bene, proviamo. Allora, come microfono ho adottato quell'altro, cambiato il connettore, perché quello che ho fatto vedere all'inizio non va bene. C'è il cavo, quello dove passa l'audio, che è difettoso. Io ne ho altri usati, però non vanno bene. A comprarlo costa parecchio e attualmente non ce l'ho nemmeno disponibile. Però ho sistemato questo e va bene. Allora, rispetto a prima, abbiamo incrementato non solo la portante, ma anche la modulazione. Anche se, come vedremo, la portante da VR11 si può ancora alzare, però lo sconsiglio. E quindi abbiamo. Ho regolato così, rispetto a prima, guardate la modulazione. Oh! Mettiamo quello di sopra sui 30, vediamo che succede. Oh! Tocca quasi i 30, andiamo in banda adesso. Sull'altro acceso, vediamo un po' se riesco a farmi sentire là, perché se lo alzo lì mi innesca, fa l'effetto Larsen. Voilà! E qua se ne va alle stelle, quindi bisogna fare così. Siamo in USB, sì. Voilà! Attenzione, attenzione, la modulazione centrata, cambio, cambio. Andiamo sull'altro. Hola, hola. Attenzione, la frequenza, CQ, CQ di X, cambio, cambio. Andiamo in FM. Attenzione, devo alzare un po' il volume. Lì la deviazione l'ho messa al massimo, sul presidente. ora attenzione, 1, 2, 3, cambio, cambio. Quindi torniamo in AM. No, io l'ho me sto combinando il macello, non capisco niente. Questa è l'FM. Prova, 1, 2, 3, prova. Torniamo in AM. Andiamo in. Mettiamo l'eco. Attenzione, cambio. Questo è il minimo, mettiamo il massimo, vediamo che succede. Attenzione, la frequenza, cambio. CQ di X, cambio, cambio. E questo è tutto. Ripeto, l'eco si sente così basso, però noi così lo utilizzeremo. Perché l'escursione del potenziometro del Mickey Gain è 1 kΩ, non posso fare altro. Bene, vi ringrazio per aver visto anche il video di questo apparato, eppure oggi vi auguro una buona giornata, grazie ancora. Questa è l'ora che sto sballando. Sono le 6 del pomeriggio, da stamattina, quindi sto sballando. Questo era in FM e quello era in AM. Perché rispetto a quando avevo fatto le prove sentivo troppo basso, dico troppo basso così. Allora, cercavo di trovare una giustificazione, ecco. Allora. Prova. Attenzione alla frequenza, cambio, cambio. Adesso posso dire che è tutto. Grazie ancora.
scusatemi.